Innestata l'insegna delle rievocazioni in Umbria, dal corteo della Santa Spina a Montone al Palio dei Terzieri che ha infiammato Città della Pieve, fascino e successo senza tempo. Si è conclusa un'intensa settimana di rievocazioni storiche legate alla donazione della Santa Spina, il corteo storico chiaramente, certamente suggestivo, ma anche la agguerritissima sfida del palio fra i tre rioni. Vediamo com'è andata con Paola Nania. Le campane segnalano l'arrivo dei primi cavalieri, poi l'annuncio che apre a Montone il gran corteo storico della donazione della Santa Spina. Udite, udite! Il nostro principe signore Carlo de Fortebraci ritorna alla sua terra! Una rievocazione durata una settimana. Tre rioni, Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Verziere, si sono affrontati per conquistare il palio ed eleggere la propria castellana. Bandi di sfida, scene di vita medievale e tiro con l'arco. Poi il corteo che rievoca le gesta del capitano di Ventura Braccio Fortebracci, il cui figlio Carlo nel 1477 donò alla città una spina della corona che secondo la tradizione trafisse il capo di Gesù Cristo. La leggenda racconta che la spina fiorisse il Venerdì Santo emanando un dolcissimo profumo. Ventura volle che valorosi cavalieri cruciati da Gerusalemme portassero la sacra spina. Quest'anno al corteo si è aggiunta una delegazione del corteo storico Perugia 1416 con Porta Sant'Angelo e Porta Sole a rappresentanza dei cinque rioni. E noi dalla